Sentiamo. Microfono aperto. Gentili ospiti, vi preghiamo di prendere posto. Ha inizio la cerimonia della giornata della divulgazione della scienza dell'Università degli Studi di Palermo. Fa il suo ingresso il corteo accademico. Entrano il prorettore vicario Enrico Napoli, i prorettori di Ateneo Fabio Mazzola, Stefana Milioto, Beatrice Pasciuta, Luisa Menta, Francesco Cappello, Clara Ceraulo. Entra il direttore generale Roberto Agnello, i componenti del Senato accademico, componenti il consiglio di amministrazione, i direttori di dipartimento non componenti il senato accademico, il presidente della scuola di medicina e chirurgia Marcello Ciaccio. Fanno il loro ingresso il professore Michelangelo Gruttadauria, il direttore del sistema museale di Ateneo Paolo Inglese, il direttore del dipartimento di ingegneria Antonino Valenza. Il prorettore alla ricerca, al trasferimento tecnologico e ai rapporti con l'amministrazione, Andrea Pace. Il presidente del Comitato dei Garanti, professore emerito Adelfio Elio Cardinale. Fa il suo ingresso il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri. Viva professores, viva la Accademia, viva il professore.
Ha inizio la giornata della divulgazione della scienza dell'Università degli Studi di Palermo. Prende la parola il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, illustre autorità, stimati colleghi, graditissimi ospiti, grazie innanzitutto per la vostra presenza. Ringrazio di cuore la professoressa Ilaria Capua, direttrice del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, straordinaria scienziata e divulgatrice scientifica che ci onorerà fra breve con un suo intervento in collegamento da remoto. Sono grato inoltre al mio maestro, il professor Adelfio Elio Cardinale, per avere proposto all'Ateneo in un articolo pubblicato su un importante quotidiano cittadino di celebrare la giornata della scienza, il 22 dicembre, data emblematica in cui nel 1947 venne inserito nella Costituzione l'articolo 9. La lungimirante idea lanciata dal professore Cardinale trae origine dal ricordo del docente universitario Umberto Nobile, comandante nel 1928 della spedizione al Polo Nord del dirigibile Italia, che si concluse purtroppo in tragedia, ma successivamente Nobile fu emarginato dal regime fascista e soltanto dopo qualche anno fu riabilitato dalla Repubblica neoformata, diventando membro dell'Assemblea Costituente e fu poi promotore, insieme a Giuseppe Firrao e Gustavo Colonnetti, fu poi promotore dell'articolo 9. Come disse l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in un discorso tenuto al Quirinale nel maggio del 2003, forse l'articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana. È proprio questo articolo 9 che infatti trova poche analogie nelle Costituzioni di tutto il mondo. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell'articolo 9 è un tratto peculiare. Sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Sono questi i valori che UNIPA percorre e persegue costantemente nello svolgimento delle sue missioni. La ricerca in particolare è un fattore strategico per il progresso delle conoscenze e il miglioramento della qualità della vita. Su questo piano la nostra università ha conseguito di recente ulteriori importanti risultati, certificati dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca, la famosa ANVUR, che premiano la qualità delle politiche di promozione del merito e del reclutamento dei giovani ricercatori, collocando il nostro Ateneo al 10° posto sulle 61 università statali. Uno degli ambiti fondamentali in cui si è concentrato il nostro impegno è stato quello della sostenibilità. Abbiamo infatti costituito il primo centro per la sostenibilità e la transizione ecologica con l'obiettivo di svolgere un ruolo di catalizzatore delle iniziative sviluppate e declinate sul tema in tutte le diverse forme. Il nostro Ateneo intende così rafforzare maggiormente la sua posizione come punto di riferimento, in particolare nel contesto del Mediterraneo, per lo sviluppo di Living Labs, da cui saranno diffuse indicazioni metodologiche di lavoro e nuove buone prassi in tema di sostenibilità. Siamo pronti per mettere a disposizione degli enti locali, degli stakeholder, le nostre conoscenze su queste grandi tematiche, fondamentali per la vita quotidiana e per il nostro futuro e per intercettare le traiettorie che saranno i perni di una nuova società. Accogliendo quindi la proposta del professore Cardinale, vogliamo celebrare il 22 dicembre quale giornata della divulgazione della scienza, dedicata a Piero Angela, a cui l'Università di Palermo ha conferito la laurea honoris causa in scienze biologiche il 30 giugno del 2001. Piero Angela, che avrebbe compiuto proprio oggi 94 anni, rappresenta per tutti noi l'esempio del divulgatore scientifico, il divulgatore scientifico per antonomasia, e nella sua lunghissima carriera ha condotto programmi televisivi tra i più seguiti e importanti, che hanno certamente contribuito enormemente alla diffusione della cultura scientifica del nostro Paese. Nel suo ricordo, a partire dal prossimo anno, assegneremo un premio alle nostre ricercatrici e ai nostri ricercatori under 35, che più si saranno distinti a livello nazionale e internazionale per il loro lavoro, eccellenza del nostro Ateneo e patrimonio di noi tutti.
Analogamente ad altri appuntamenti dell'Università di Palermo, come la Notte Europea dei Ricercatori, che ospitiamo dal 2016, la giornata della divulgazione della scienza non rappresenta solo una mera ricorrenza simbolica, ma deve diventare un rilevante momento di incontro e di confronto, un'occasione per mostrare le attività di ricerca scientifica in cui intendiamo coinvolgere i centri di ricerca e tramite la conferenza dei rettori gli altri atenei, per un'iniziativa che speriamo vogliamo far partire da Palermo per raggiungere tutto il paese. Ma gli intellettuali sono sempre stati interessati alla scienza? Quasi 100 anni fa Antonio Gramsci, nei suoi quaderni del carcere, si chiedeva come mai non fosse nata in Italia una divulgazione scientifica come in Francia e negli altri paesi. La domanda di Gramsci in realtà metteva in risalto i problemi di un paese in cui mancava l'impegno dell'elite culturale nel tradurre i temi della scienza e renderli alla portata di tutti. Basti pensare che Benedetto Croce liquidava le materie scientifiche come oggetto di interesse di ingegni minuti, spezzando così i tentativi di dialogo tra le cosiddette due culture. In realtà, alcuni episodi nella nostra storia hanno comportato un cambio di paradigma e un cambio di passo. Io ho un ricordo specifico, ricordo come nel 1969, avevo 7 anni, rimasi affascinato dall'allunaggio, evento rimasto impresso, credo, nella memoria di tanti. Anche Piero Angela si era imbattuto nella scienza in quella circostanza storica quasi per caso. Da corrispondente all'estero, nei giorni indimenticabili dell'Apollo 11, era stato mandato negli Stati Uniti per seguire l'allunaggio lavorando all'ombra di un altro grande giornalista, Tito Stagno, da Roma, e Ruggero Orlando da Houston. Piero Angela si occupava però dei servizi più tecnici e meno spettacolari, ma fu proprio in quella circostanza e a contatto con la spettacolarizzazione della scienza tipicamente americana che Angela ebbe la geniale idea di sfruttare l'enorme popolarità di certi temi per proporre al pubblico italiano qualcosa di completamente diverso, non solo con funzione educativa e didattica, ma di vera e propria popolarizzazione capace di appassionare, portando dentro le case degli italiani i principi e temi e dibattiti della comunità scientifica. Come ben aveva compreso Angela, tutti abbiamo bisogno di divulgazione. Non dobbiamo fare lo sbaglio di pensare che la divulgazione, solo perché contiene al suo interno la parola vulgus, sia destinata a persone poco istruite. La divulgazione è fondamentale anche per le persone colte e che semplicemente non possono avere la competenza necessaria su alcune discipline. Ogni tipo di sapere, infatti, necessita di essere divulgato con un linguaggio comprensibile. La mancanza di divulgazione o l'uso di un linguaggio incomprensibile o distorto crea infatti effetti nocivi a diversi livelli. Lo abbiamo visto in questi giorni, come i temi che catturano di più la gente comune si riferiscono soprattutto a 5S: il sesso, il sangue, i soldi, la salute, lo sport e possiamo ancora aggiungere gli scandali. Ed è sempre più importante, in un'epoca di ipersocial e di overflow di comunicazione, non solo essere chiari, coinvolgenti e capaci di suscitare la curiosità e il piacere della conoscenza, ma dobbiamo diffondere il concetto che non tutti i canali di informazione hanno la stessa affidabilità. Occorre quindi avere uno spirito ipercritico, scegliendo nel mare magnum solo le fonti istituzionali e per questo, non perché istituzionali, ma perché affidabili, evidentemente più credibili. L'importanza di una corretta divulgazione scientifica è stata lampante in un periodo storico in cui i media si sono concentrati maggiormente sulla diffusione del Covid-19, sui vaccini, rendendo sempre più evidente come una società che si evolve rapidamente e si deve adattare ai grandi cambiamenti che stiamo vivendo e vivremo sempre di più, la divulgazione scientifica avvicini le persone comuni a temi fondamentali che influiscono sulla nostra vita. Il nostro sforzo collettivo è quello di informare il grande pubblico sullo sviluppo dei progressi scientifici alla stessa stregua di come si riportano le ultime notizie di politica, di economia, di sport, nella convinzione che la cosa più importante per ogni essere umano è conoscere. Per questo occorre investire in maniera mirata nella divulgazione scientifica, come nell'innovazione e nella ricerca, rendendo le conoscenze acquisite un patrimonio comune. Nel nostro paese la divulgazione scientifica è nettamente sbilanciata verso l'ambito biomedico, è un dato di fatto, perché il pubblico desidera fondamentalmente e principalmente conoscere
quello che avviene in questo settore, soprattutto perché ci riguarda in prima persona. È noto, ed è alla portata di tutti, che con internet le modalità di comunicazione si sono moltiplicate e chiunque può, nel bene o nel male, essere fonte di informazione. I social network consentono a chiunque di condividere quello che vivono e che può diventare utile per i fatti di cronaca e attualità, ma può diventare estremamente dannoso per la divulgazione della ricerca scientifica, i cui risultati prima della pubblicazione devono essere verificati dagli esperti di settore. Chi si occupa di diffusione della cultura scientifica ha quindi la precisa responsabilità di diffondere informazioni corrette e accurate, così da evitare pericolosi allarmismi. C'è anche da sottolineare che le ricerche scientifiche non sono facilmente accessibili al grande pubblico, in quanto generalmente sono riportati in un linguaggio altamente specifico e pubblicati in riviste peer-reviewed, prevalentemente pubblicati in inglese. Il ruolo dell'università in questo contesto non è mai stato così importante. Solo scienza e conoscenza, unite a un forte spirito critico, possono permetterci di affrontare le enormi sfide che abbiamo davanti con la diffusione della cultura e di una corretta cultura scientifica, data dalla ricerca scientifica alle nuove tecnologie, dai rischi per la salute a quelli per l'ambiente. L'obiettivo costante deve essere quello di condividere strumenti e buone pratiche per aiutare tutti a discernere tra la verità vera e le bugie. Norberto Bobbio, grande filosofo, nel 1995 sottolineava le differenze tra il progresso scientifico e il progresso morale, la distanza tra la nostra sapienza in indagatori del cosmo e il nostro analfabetismo morale, promuovendo la conoscenza e l'applicazione corretta dei diritti umani che costituiscono uno dei principali indicatori del progresso storico. E per ultimo Antonio Gramsci, che aveva profeticamente intuito il pericolo per la società contemporanea rappresentato da quello che oggi vengono definite post-verità, che diventano il traino di notizie e di informazioni false e distorte da combattere con ogni mezzo e che sono state una delle cause dei vari totalitarismi e che continuano ad essere una minaccia costante per la stessa democrazia. Nelle ultime pagine del quaderno 18 del significativo titolo «La scienza e le ideologie scientifiche» Gramsci scriveva: «È da notare che accanto alla più superficiale infatuazione per le scienze, esiste in realtà la più grande ignoranza dei fatti e dei metodi scientifici, cose molto difficili che sempre più diventano difficili per il progressivo specializzarsi in nuovi rami di ricerca. Contro tale infatuazione bisogna combattere con vari mezzi, dei quali il più importante dovrebbe essere una migliore conoscenza delle nozioni scientifiche essenziali, divulgando la scienza per opera di scienziati e di studiosi seri, e non più di giornalisti onnisapienti o, peggio, di autodidatti presuntuosi. Il messaggio che Antonio Gramsci ci ha lasciato è che le scienze e la necessaria comunicazione scientifica non sono definitive e perentorie, ma sono in continuo sviluppo, che creano la cultura, cioè la concezione del mondo, cioè il rapporto tra l'uomo e la realtà con la mediazione della tecnologia. Concludo questo intervento con una frase di Leonardo da Vinci: studia prima la scienza e poi seguirà la pratica nata da essa scienza. Grazie a tutti. Interviene il presidente del Comitato dei Garanti, Adelfio Elio Cardinale. Magnifico rettore, autorità, gentili colleghi, signore e signori, cari giovani e studenti. 75 anni addietro, in questo giorno, come ha rilevato il rettore, tre parlamentari dell'Assemblea Costituente, tutti e tre professori universitari, uno indipendente del Partito Comunista, due democristiani, fecero inserire questo articolo 9, assai importante, come aveva sottolineato anche il Presidente Ciampi, che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della scienza e della tecnica. La sensibilità del Rettore Professor Massimo Midiri ha voluto, con l'approvazione del Senato Accademico, che questa data venisse celebrata attualmente. Io ringrazio Massimo, mi sia permesso di chiamarlo così con affetto,
per le gentili e gratificanti espressioni che mi ha rivolto. La scienza moderna oggi comincia a rispondere alle domande che i filosofi naturali si sono posti da secoli. Anche la tecnologia ha cambiato la storia dell'umanità. Un'alfabetizzazione scientifica fa vedere i problemi con più chiarezza e permette di prendere decisioni consapevoli e opportune. Siamo tra gli ultimi in Occidente per gli investimenti di ricerca a causa della mancata comprensione del ruolo della ricerca e della scienza. Tale carenza determina un deficit di educazione, conoscenza, competenza, innovazione. La politica, dall'Unità d'Italia in poi, ha mostrato agnosticismo nei confronti della scienza e della tecnica, considerando la spesa per la ricerca una sovvenzione e non un investimento. La ricerca è stata lasciata in miseria e per questo l'Italia è divenuta, salvo eccezioni, la prua dell'Africa, pur essendo ricchissima di quell'oro grigio delle intelligenze siciliane. Tutto ciò decapita la meritocrazia, vale a dire il sistema basato su abilità e talento. E si determina l'emigrazione intellettuale. Vi sono oltre 500 italiani ricercatori fra i migliori in campo internazionale che conducono sperimentazione all'estero. Una l'avremo in contatto oggi. Si auspica un potenziamento, io auspico personalmente, un potenziamento e un maggiore dinamismo dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. L'anagrafe registra, quasi a 360 gradi, i finanziamenti non solo universitari, ma di tutti gli enti, istituti, centri che hanno ricevuto fondi statali o pubblici. È necessario pubblicizzare meglio i dati per conoscere chi ha avuto, quanto ha ricevuto, cosa ha prodotto, per costruire con responsabilità un'agenda di priorità e riforme compatibili. L'alba della nuova dimensione che ci affrontiamo a vivere è quella dei big data. La professoressa Ilaria Capua, che ci ascolta e che saluto, rileva che nel 2016 è stato prodotto un volume di dati pari alla somma di quelli generati nell'intera storia dell'umanità sino al 2015 e che fra 5 anni avremo oltre 150 miliardi di dispositivi in rete, cioè 20 volte gli abitanti del pianeta. In questo quadro, la divulgazione scientifica è un servizio all'informazione e formazione dei giovani, il volto rassicurante della scienza, spiegato con rigore e semplicità, senza paludamenti o adipe accademico. Gli scienziati spesso si sono mostrati restii alla divulgazione, ritenuta attività assai discutibile, con l'abitudine di confondere oscurità con profondità. E l'attuale diffidenza nei confronti della scienza trapela anche da altri due fenomeni. Il primo è rappresentato dal clamoroso risorgere di idee e atteggiamenti integralisti. Il secondo è rappresentato dall'emergere di filosofie pessimistiche tra le élite intellettuali di matrice umanistica. Il mondo reale, spesso da tutti questi, è fonte di autentico terrore. Non c'è da stupirsi allora se tanta gente si rifugia in fedi che promettono di guarire le malattie o di proteggerla dagli eccessi di un mondo indifferente. La posta in gioco è alta perché queste persone mirano a placare ansie e paura profonde. Pertanto si difende la personale via di salvezza con tutto l'armamentario del fanatismo.
Ricordiamo solo due casi, i Novax e il caso di Bella. Il premio Nobel Paul Krugman parla di idee zombie che continuano a circolare nonostante siano morte, in quanto da tempo smentite e confutate. Gli Atenei sono postazioni intellettuali di frontiera, con la missione principale della ricerca scientifica, oltre alla formazione, che incrocia l'asse del passato e la costruzione del futuro. Il Gaudemus Igitur, che abbiamo ascoltato in sottofondo, inno nazionale internazionale degli studenti universitari, trasmette l'idea che ogni Ateneo è luogo di scambio, dove si incrociano pensieri e realtà spesso molto diversi, però capaci di evolversi e realizzare spunti di rinnovamento. Le sfide che si prospettano all'umanità sono enormi. Biotecnologia, big data, intelligenza artificiale, sostenibilità ambientale, One Health, salute unica tra uomo e pianeta, analisi del cosmo, fusione nucleare per energia pulita, neuroscienze, medicina personalizzata e quantistica. E il sistema universitario in tutte queste scienze di frontiera è un avamposto. È opera meritoria, coerente con le nuove sfide che il nostro Ateneo quest'anno abbia arricchito l'offerta formativa con 18 corsi di laurea e con una strategia internazionale. Quando Alessandro Volta nutrì l'idea di ritirarsi a vita privata, Napoleone gli rispose che i vecchi soldati non abbandonano mai il campo. Per questo principio continuiamo a lavorare e combattere per la ricerca e la scienza. Da Palermo può nascere la proposta di una grande alleanza tra politica e scienza per una stretta collaborazione tra accademia, istituzioni scolastiche e territorio. La comunità deve essere consapevole dell'importanza fondamentale che la ricerca scientifica riveste per dare un degno futuro ai nostri giovani, alcuni dei quali oggi qui presenti. Infatti, nel tempo attuale si giocano le nuove gerarchie del XXI secolo. Senza retorica, però, perché la retorica è il sudario sotto il quale si nascondono le piaghe infette della nazione. Una classe dirigente degna di questo nome deve essere una classe sapiente. Bisogna agire in modo che ogni atto sia degno di diventare un ricordo. Questa è la speranza e la certezza del nostro Ateneo. Grazie. Interviene adesso il prorettore alla ricerca, al trasferimento tecnologico e ai rapporti con l'amministrazione, Andrea Pace. Magnifico rettore, autorità, signore e signori, benvenuti. Oggi ho il compito triplice di dare dei ringraziamenti, di regalarvi qualche spunto di riflessione e spero di strapparvi anche qualche sorriso, per cui cercherò anche in maniera abbastanza schematica di illustrare alcuni spunti dedicati alla giornata di divulgazione della scienza. Ovviamente se funziona. Okay. Primo ringraziamento va alle due colleghe che mi hanno affiancato in questo anno di avventura, di organizzazione dell'attività di ricerca dell'Università di Palermo, la professoressa Alessandra Pera e la professoressa Marina Bartolotta. E un ulteriore ringraziamento va a chi si appresta a fare un lavoro di
aggiornamento di quello che è un importante riconoscimento che ha avuto l'Università di Palermo nell'ambito europeo, che è il sigillo dell'eccellenza nelle politiche della ricerca. Come vedete, l'ha evidenziato quello che è il cuore dell'etica della ricerca presso l'Università di Palermo: diffusione della conoscenza, progresso della società nei diversi ambiti del sapere, perché non dobbiamo commettere l'errore, come già anticipato dagli autorevoli relatori che mi hanno preceduto, non dobbiamo commettere l'errore di settorializzare la ricerca in scientifica, umanistica, tecnologica. La scienza, come meglio sarebbe utile chiamarla, la conoscenza è veramente a 360 gradi. E questo processo, con un acronimo probabilmente ostico, ma che rappresenta quella che è una strategia per consentire il miglior ambiente di lavoro per la popolazione dei ricercatori, è uno strumento di monitoraggio, di autovalutazione che va attenzionato con la dovuta attenzione, per cui vi invito anche a contattare la referente di Ateneo, la professoressa Clelia Dispensa, per il percorso che ci porterà a febbraio a ricandidare per il rinnovo di questo sigillo l'Università di Palermo per questo prestigioso risultato. Devo puntare da qualche parte? Ok. Come dicevo, la scienza o la conoscenza a 360 gradi. E qua ho voluto rappresentare quello che è un po' un flusso, un circolo della conoscenza, dove si parte da una delle risorse che inizia a scarseggiare sempre di più, il tempo, che ci permette di pensare liberamente e di utilizzare la curiosità o di riflettere su quelli che sono i bisogni per trasformarli poi in impegno, in lavoro, in sacrifici, in energie, in passioni dedicate allo studio e alla ricerca, che però rimarrebbero fini a se stessa senza quel processo di disseminazione che diversi anni fa era soltanto un aggettivo utilizzato nei progetti europei, un form da dover compilare soltanto per poter presentare la proposta progettuale, e che invece ha un valore reale di trasferimento non soltanto tecnologico, e tra l'altro di questo credo vi parlerà più in dettaglio il professore Valenza, ma anche di impatto sociale, di crescita culturale, e anche credo che l'intervento del professore Inglese che seguirà avrà molti riferimenti in questo senso. E tutti questi risultati ritornano in circolo creando nuove curiosità, nuove domande a cui bisogna rispondere, nuovi bisogni. Tutto questo ha un pericolo: esaltarsi o esaltare. Uno dei difetti principali del sistema accademico è quello dell'autoreferenzialità, ma l'autoreferenzialità, come il mito di Narciso, porta alla morte per annegamento nel lago in cui lo stesso Narciso si specchiava. Ma di contro, sentirsi troppo al di sotto di quello che effettivamente si è porta alla sindrome opposta, quella del cosiddetto brutto anatroccolo, dove tutti gli altri fanno sempre cose migliori di quelle che facciamo noi e ci autocastra nella presentazione dei nostri migliori risultati. Quindi dobbiamo cercare di avere quell'onestà intellettuale, di guardarci allo specchio, accettarci per quello che siamo e presentarci nel migliore dei modi per quello che siamo. E in questo, devo dire, anche cercando di tradurlo in parole povere per l'ospite che in collegamento da remoto e da un altro paese si collegherà fra poco, prevede anche l'utilizzo del metodo palermitano. Cioè non fare soltanto fumo, ma mettere sulla graticola un po' di sostanza grassa che genera fumo, ma avere una sostanza, proteine, da poter
consumare, da poter assaggiare, e l'assaggio avviene nell'ambito scientifico da parte della bocca della verità. Non si può barare in questo sistema gestito sulla condivisione dei dati, sulla condivisione della conoscenza. Il solo fumo ha una durata molto effimera e viene spesso smascherata immediatamente da processi di controlli reciproci, salvo rimanere come idee zombie di cui ha parlato poco fa il professore Cardinale, e che sono quelle che dobbiamo combattere, perché pur basandosi su delle evidenze scientifiche non hanno quella qualità di fake news da poter essere demolite definitivamente, e quindi rimangono nel background, nel substrato, nel subconscio della popolazione come messaggio spesso, spesso negativo. Allora il segreto è divulgare i risultati di eccellenza della propria ricerca, quindi quando si ha sostanza dobbiamo metterla in campo, e all'Università di Palermo abbiamo 45.000 divulgatori. Perché quando gli studenti tornano a casa e raccontano ai propri genitori quello che hanno imparato dal corso, stanno facendo divulgazione. Quando nelle riunioni di Natale arriva il nuovo parente presentato, nuovo fidanzato, nuova fidanzata, ma tu che fai? Bisogna tradurre quello che si fa quotidianamente come mestiere, come ricerca, in laboratorio, nelle biblioteche, nelle aule, e bisogna tradurlo in un linguaggio divulgativo, forzatamente, perché lo si capisce dalla faccia dell'interlocutore che forse quei termini che usiamo in quel momento non sono proprio i più appropriati. Quindi abbiamo 45.000 divulgatori all'Università di Palermo. Oggi però, come vi dicevo, è una giornata di ringraziamenti, quindi qualcuno di questi desidero menzionarlo, violando un pochettino quelle che sono le regole delle presentazioni PowerPoint, ossia mai leggere il testo riportato nelle slide. Ma per le prossime 3 slide mi ritroverò costretto a violare questa regola, riassumendo in 3, 4, 5 parole chiave quelle che sono state righe o pagine di curricula che sono stati presentati. E quindi anche qua trasformazione assolutamente personale, e quindi mi assumo la responsabilità di avere sbagliato l'obiettivo divulgativo, di quella che è l'interpretazione di tutti i ruoli che sono stati presentati a livello di impatto per la divulgazione scientifica. Da Carmela Rita Balistreri e Giovanni Grasso, che sono stati insigniti del titolo di Paladini Italiani della Salute, a Luisa Agnello, che lavora sui biomarcatori, che sono una sorta di evidenziatori di sistemi, di patologie, di situazioni cliniche. Quindi è colei che evidenzia gli evidenziatori. A Serena Meraviglia, che ha organizzato delle importanti occasioni di informazione sui vaccini. Antonio Galvano, che lavora sulla prevenzione e sulla nuova medicina di genere che riguarda particolari settori della medicina. Giuseppe Genchi, che ho inteso rappresentare come un vero e proprio carburante per dei motori di pregio che sono presenti presso il Museo dei Motori, di cui vi parlerà sicuramente il professore Inglese, così come le cosiddette Caroline, come spesso le ho sentite nominare, Carolina D'Arpa e Carolina Di Patti, che sono delle gemme nel museo delle gemme, il Museo Gemellaro. Salvatore Corrao, che fa molta divulgazione in termini di sanità in Sicilia, la Anna Tedesco, che trasforma i 5 sensi applicati alla cultura musicale. Oleg Rumianzev, che ci ha fatto conoscere meglio l'Ucraina dal linguaggio all'accoglienza, soprattutto in questo periodo. Marco Milazzo, un collega molto attento alle specie marine in estinzione. Cesare Gagliardo, la cura con discrezione per le terapie non invasive. Valerio Cristina, per le promozioni di politiche contro il fumo. Arianna Pipitone, che lavora su
una interfaccia tra robot e uomo, i robot che aprono la loro mente con un linguaggio nuovo. Giovanni Falcone, che affronta gli aspetti dell'epistemologia e della matematica, e Manlio Speciale, per un orto botanico ancora più speciale, Sabrina Mantaci, che ha animato l'inanimato, trasformando in cartoni animati quelli che sono gli algoritmi dei percorsi informatici. Elena Toscano, per chi è pazzo di matematica, fa parte del comitato di MedMaths sulla divulgazione didattica e matematica. Carmelo Calì, una questione di feeling, di sentimenti fra uomo e macchina. Anche qui si pongono i problemi etici della robotica in contatto con i soggetti umani. Simone Di Franco, che è divulgatore per la Fondazione Veronesi e per l'AIRC in campo orcologico. Marco Carapezza, filosofeggiando giustamente. Quest'anno il Festival delle Filosofie ha avuto il tema della giustizia e lui è uno degli organizzatori, ovviamente sono edizioni che si ripetono annualmente. Andrea Gullotta è presidente italiano della ONG Memorial per la difesa dei diritti umani. Questa ONG è stata premiata con il premio Nobel della pace per la pace nel 2022. Giuseppe Mazzola, che si occupa dell'arte generata dall'intelligenza artificiale. Andrea Lemoli, che è un filosofo ambientale e trasmette quelle che sono le tecniche della natura, trasformandole, discutendole con il pensiero filosofico. Francesca Toia, che mette in risalto quelle che sono le tecnopatie dei musicisti o i problemi dovuti alla chirurgia plastica attraverso anche interventi nelle trasmissioni tipo Esterrefatti. Mary D'Agostino, già molto coinvolta nella scuola italiana per stranieri, e quindi mette in campo un importante effetto sulla società, che è quello dell'inclusione basata sul linguaggio. Alessia Cervini, premio Limina 2021-22 per un'opera sul maestro Sergei M. Eisenstein, che molti forse conoscono per filmografia diciamo gioviale degli anni 70. Vittorio Coco, storia della mafia e delle polizie, un tema particolarmente sentito soprattutto in questi territori. Vera Panzarella, buone pratiche per la salute orale. Andrea Corteggiani, per la medicina di area critica. Abbiamo vissuto 2 anni tremendi, come abbiamo sentito nell'intervento del magnifico rettore, e l'intervento in area critica è fondamentale per quello che è, diciamo, il risultato migliore, quindi l'informazione della popolazione su come gestire queste situazioni sono fondamentali. Sabrina Lobrutto, che si occupa di socializzare quelli che sono i risultati della scienza, una scienza che c'è e si vede. Michelangelo Gruttadauria, che interverrà sul progetto Sharper per una divulgazione più affilata. Cinzia Cerroni per la storia delle scienze matematiche. Elena Carra da CSI, diciamo indagini in ambito scientifico alle pari opportunità, o Patrizia Cancemi, divulgare per orientare. Tra i 45.000 ci sono tutti i colleghi che entrano nelle scuole e attraggono gli studenti. Devono utilizzare un linguaggio divulgativo. C'è un aspetto caratteriale in questa importante azione che non è secondario alla qualità di quello che si vuole trasmettere. Daniela Campobello, che ci insegnerà a tenere sempre in alto lo sguardo parlando, diciamo, attraverso un volume che riguarda il riconoscimento degli uccelli a Palermo. Lorena Incorvaia, coordinatrice dell'IOM Giovani, che trasmette i messaggi alle famiglie di pazienti oncologici. Giuseppa Mudò, che si occupa dell'organizzazione degli Unistem Day per le scienze e tecnologie. Rita Foti e Giovanna Fiume, autrici del libro sui graffiti che verrà presentato dal professore Inglese, dei graffiti che graffiano il cuore e lo spirito, per chi ha avuto il piacere di andarli a visitare dal vivo o magari li visiterà in futuro.
Laura Ferraro, che ci insegna i rapporti fra cannabis e salute mentale, Renato Lombardo, si può fare, come diffondere l'impossibile, il primo tutorial su come utilizzare Teams il giorno dopo del lockdown è stato fatto dal collega Lombardo, così come Antonella Maggio e Antonio Palumbo Piccionello, che hanno contribuito al primo Guinness dei primati dell'Università di Palermo. In altre parole, adesso desidero ringraziare tutti voi per l'attenzione, ho quasi concluso, ma soprattutto desidero ringraziare tutti quelli che ho menzionato prima per l'attenzione che hanno attratto verso l'Università degli Studi di Palermo. Un'ultima considerazione, se ci sono 4 minuti e 30 di tempo, perché la divulgazione scientifica non è semplice da effettuare. C'è una scienza della divulgazione. Anche la stessa divulgazione segue dei crismi per non ricadere nella banalità e dei messaggi che diventano fake news o che diventano distorti. E su questo c'è un portale da cui ho preso il video che andrò a fare partire e con cui spero di strapparvi qualche ulteriore sorriso per concludere l'intervento di oggi. Sperando che parte. Una ricerca inglese ha evidenziato che la carne rossa fa bene al cervello e ai muscoli. Un'altra ricerca afferma che la carne rossa aumenta le probabilità di ammalarsi di cancro del 98%, nonostante migliori le prestazioni sessuali. Una ricerca afferma che il 70% della popolazione mondiale è intollerante al lattosio. Un'altra ricerca dice che 7 celiaci su 10 non sanno di esserlo. L'olio di palma contenuto nella cioccolata aumenta del 56% la possibilità di morte precoce. Un'altra ricerca afferma che... Pure la mela! Afferma che una mela al giorno toglie il medico di torno. Senza buccia, altrimenti cancro. Una ricerca neozelandese dice che l'acqua si può bere. Anzi, un'altra ricerca dice che un bicchiere d'acqua con mezzo cucchiaino di bicarbonato e succo di limone aiuta a curare il cancro. La stessa ricerca dice che se però il cancro non ce l'hai, te lo fa venire. Secondo una ricerca dell'Università di Harvard, ogni volta che si tira lo sciacquone, i germi contenuti nella tazza possono essere nebulizzati fino a 1,8 metri di distanza. Attenzione, si possono depositare perfino sullo spazzolino da denti. I germi si insinuano tra le spatole ed è impossibile eliminarli tutti. Una ricerca svedese conclude che conviene accettarli e conviverci. Secondo un gruppo di esperti britannici, nella barba si annidano numerosi batteri di diverso tipo che favoriscono la diffusione di malattie. Nella barba sono presenti anche tracce di feci. Una ricerca scozzese, però, ha dimostrato che le donne sono attratte dagli uomini con la barba. Gli scienziati dicono che il pizzetto, invece, è da sfigati. Secondo uno studio iberico, farsi troppe docce aumenta il rischio di infezioni alla pelle. Una ricerca israeliana, di contro, dice che se non ti lavi, puzzi. L'importante è non usare i prodotti in commercio che compromettono il pH della pelle. Bisogna utilizzare solo prodotti naturali: olio d'oliva, 2 uova, burro, farina, 100 g di zucchero, granella di nocciole, infornate a 180 gradi per 30 minuti circa e buon appetito! Ah no, scusa, questa è la ricetta del ciambellone. Errore mio. Una ricerca dice che stare al computer nella posizione errata può provocare mal di schiena e cervicali. La parte lombare della colonna deve essere appoggiata allo schienale del divano. Lo spazio tra la schiena e le cosce deve disegnare un angolo dai 90 ai 110 gradi. È necessario appoggiare la testa per rilassare la muscolatura. Una ricerca argentina ha dimostrato che il wifi del computer portatile causa la sterilità.
ricerca giapponese afferma che passare troppo tempo davanti a uno schermo può danneggiare la vista. Raga, sto chattando. Usare troppo la tastiera può provocare l'artrite. Sì, vabbè. E anche la sterilità. Meglio così. Secondo un recente studio, il 90% delle donne si lamenta che gli uomini chattano troppo e non hanno le palle di chiamarle. Uè, carissima! No, una ricerca francese afferma che tenere il cellulare all'orecchio provoca il cancro al cervello. Scusa un secondo. Eccomi qua! Sì, quindi anche tu dottore. Una ricerca brasiliana dice che il cellulare in tasca causa l'impotenza. Sì. Che mese? Certo. Una ricerca cilena afferma che passare troppo tempo... Basta. Ti prego, lasciami vivere. Io non ce la faccio più, vorrei vivere. Mi lasci vivere, ti prego. Senti un po', cos'è che diceva questa ricerca cilena? Beh, sentiamo. Quindi adesso lo vuoi sapere? Vorrei saperlo, sono curioso. Ormai è tardi. Dai. No, adesso non te lo dico più. Se certe ricerche sembrano dare i numeri, vieni a scoprire la ricerca che conta. Frascatiscienza.it. Interviene adesso il direttore del Dipartimento di Ingegneria, Antonino Valenza. Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti in questa sala magna del Dipartimento di Ingegneria e ringrazio il magnifico rettore per aver scelto quest'aula magna intestata al Basile per celebrare la giornata della diffusione della scienza. Sono coinvolto nel tema della giornata perché ho sempre ritenuto che un buon ricercatore, oltre al rigore metodologico nel fare la scienza, deve saperla trasmettere, che in una logica di sviluppo significa renderla utile alla crescita non soltanto culturale ma anche economica. Dobbiamo guardare all'apertura e alla condivisione pensando innanzitutto al patrimonio di conoscenze sviluppate al nostro interno da mettere a disposizione della società. La divulgazione scientifica è il mezzo per trasferire le conoscenze dal mondo della ricerca alla vita di tutti i giorni, per far sì che queste trovino corretta ed efficace applicazione. Divulgare la scienza, l'abbiamo visto poc'anzi, non è semplice. Bisogna rendere facile i concetti difficili e rendere semplici metodologie complesse. I processi di condivisione e trasferimento della conoscenza costituiscono i capisaldi delle politiche comunitarie dell'informazione scientifica e il leitmotiv sullo sfondo delle raccomandazioni emanate dalla Commissione europea per sostenere lo sviluppo economico d'Europa, la connessione tra conoscenza, intesa come l'insieme dei risultati della ricerca scientifica e sviluppo economico, è imperniato sul processo del trasferimento delle conoscenze e si fonda su una logica, quella appunto dell'economicità della conoscenza. Ed è con questo spirito che nel giugno del 2003, rettore il professore Giuseppe Silvestri, ho accettato la sua richiesta di organizzare l'appena costituita Industrial Liaison Office dell'Università di Palermo, che l'anno prossimo appunto compie 20 anni. Abbiamo 20 anni in cui questo Ateneo opera nei confronti della interazione tra la ricerca e il mondo industriale. All'inizio, magari penso che qualcuno se lo ricordi, l'ufficio faceva molte attività. Era partì con le convenzioni tra le imprese ed università per lo svolgimento dei tirocini curriculari, che come diceva prima il buon prorettore Pace, sono i nostri primi messaggeri. In un collegamento tra le imprese che offrivano appunto posti per tirocinanti e studenti che avevano appunto necessità nei loro percorsi di studio di effettuare tirocini. Abbiamo fatto partire la possibilità di brevettazione per i docenti universitari, ma soprattutto la creazione degli spin-off. Da allora queste specifiche attività sono cresciute assumendo un ruolo autonomo e strutturato. Io personalmente ho seguito il filone della salvaguardia della proprietà intellettuale attraverso la costituzione della Commissione Brevetti di Ateneo, che mi onoro di aver coordinato fino allo scorso anno e che adesso è coordinata dal professore Giuseppe Lazzara.
Dal 2003 sono stati presentati dall'Ateneo di Palermo ben 127 domande di brevetti, che sono poi diventati appunto motivo di trasferimento tecnologico. Tra questi brevetti ce ne sono in particolare 10 che hanno costituito spin-off dei 38 presenti in Ateneo. E in particolare mi piace ricordare il brevetto Sistemi di Navigazione Multimediali, che appunto ha portato a far nascere una tra le nostre prime spin-off, che è Informa Muse, che poi di cui tutti ne avete sentito parlare. Ma vedo qui anche in sala il professore Riccardo Alessandro, che saluto, con la sua Navtech abbiamo insieme avuto molte occasioni appunto di far rendere utili molti brevetti. Ma tra i brevetti, che ne potrei citare tanti perché di questi 123 sono stati per me anche motivi di grande interesse specifico, uno tra i primi che voglio citare è stato i metodi per la produzione di derivati funzionalizzati dell'acido ialuronico e relativi idrogeli del gruppo del professore Giammona, con cui abbiamo condiviso la commissione brevetti fin dall'inizio e che ci ha permesso tantissima esperienza proprio su questo versante del trasferimento delle conoscenze. Non ultimo vorrei anche ricordare uno degli ultimi brevetti presentati dal gruppo della professoressa Pirrotta, che appunto ha proprio come oggetto una capacità di smorzare delle vibrazioni, e quindi è un sistema appunto che ci consente di migliorare la guida soprattutto delle moto proprio per questo tipo di brevetti. Ce ne sono tanti, non vorrei nascondere che per ultimo anche il professore Pace è stato coinvolto in brevetti che ci hanno permesso di interagire con società americane. Questo dimostra come l'Ateneo Permentano ha grande forza di incidere in questo versante. Abbiamo presentato brevetti in collaborazione con altre università e questo ci ha consentito appunto di collaborare. Non per ultimo un progetto in cui noi siamo coinvolti, che è il progetto JUMP, Joint University Program per il trasferimento tecnologico, che vede appunto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ci vede insieme con la Scuola Superiore di Pisa, con l'Università Sant'Anna e l'Università degli Studi di Lucca. Oggi, e qui rappresento certamente tutti i colleghi direttori di Dipartimento, noi nei dipartimenti svolgiamo una grande azione di front office attraverso tutta una serie di accordi, protocolli d'intesa, contratti conto terzi che ci vedono certamente protagonisti nei confronti di un territorio che certamente richiede all'università grande impegno per lo sviluppo economico. Ricordo un dato che è quello che mi è più noto avendolo io direttamente gestito: il Dipartimento di Ingegneria nel 2022 ha 31 accordi e protocolli d'intesa, 19 convenzioni di ricerca, 24 contratti conto terzi di consulenza e servizi. In questo momento ne abbiamo oltre un centinaio di accordi in essere. Questo dimostra la vivacità del nostro Ateneo e il modo con cui noi dobbiamo aiutare a contribuire alla crescita. Io credo che manifestazioni come queste siano un importante servizio che noi diamo alla comunità e quindi mi unisco a quanto detto dal nostro magnifico rettore affinché questo diventi un momento per l'Ateneo di Palermo, e credo che oggi ne abbiamo dato grande significato, di come noi siamo ben inseriti in un territorio che cresce e vede nell'università il motore di questa crescita. Grazie a tutti. Interviene il direttore del Sistema Museale di Ateneo, Paolo Inglese. Buongiorno, magnifico rettore. Come si fa partire il PowerPoint? No, non lo so.
Innanzitutto consentitemi di ringraziare, eccolo, il magnifico rettore per avermi invitato a parlare oggi del sistema museale, questi 10 minuti che mancano, che mi toccano, però vorrei ringraziarlo per qualcosa di più, perché non era scontato e non era dovuto confermare a me, e ringrazio anche il prorettore vicario, la fiducia in quest'anno e mezzo, e di questo ti sono profondamente grato e molto grato, personalmente e come sistema museale. Saluto la professoressa Ilaria Capo, che mi piace ricordare fu proposta e nominata accademica onoraria dei Giorgofili dal mio maestro Francesco Gillo Crescimanno nel momento in cui fu attaccata in quel modo vile e barbarico diversi anni fa. In quel momento il mondo della ricerca, e noi che c'entravamo poco con la Capua, il mondo dei Giorgofili, il mondo delle scienze agrarie, da Palermo partì la proposta di farla onoraria dell'Accademia dei Giorgofili, la più antica accademia d'Europa, del mondo, quindi di scienze agrarie, e di questo sono molto fiero e mi fa piacere dirlo, perché in questo modo cito anche il mio maestro, cui sono molto legato. Il sistema museale dovrebbe cambiare nome, dovrebbe chiamarsi sistema d'accoglienza a tutti gli effetti, perché, vediamo se sono... Andrea, come si fa? È così. Perché di fatto è un sistema che accoglie. I numeri, voi leggete lì, ma i numeri di questi anni, di questi 6 anni, parlano di 1 milione di visitatori, 800.000 paganti, quindi probabilmente anche molto più di 1 milione. Soltanto nel 2022 di 950 classi, di oltre 450 scuole, per 17.000 studenti delle scuole che hanno visitato i nostri musei. Il termine museo ricorda nell'immaginario di tutti una cosa desueta, un luogo, scusatemi, questi sono i numeri del 21, il numero del 22 li stiamo producendo, e il 21 c'era ancora la coda del Covid, e il sistema museale, che nella struttura attuale è stato inventato per i 900 anni dell'Alma Mater di Bologna, ed è stata una grande idea, seguita da noi, da Padova, da Firenze, da Torino, da Napoli, è di fatto diventato il testimonial dell'Ateneo nel mondo, di tutti gli Atenei che usano il sistema museale, che hanno un sistema museale, assumendo una responsabilità che va molto al di là della conservazione dei beni, e che diventa di fatto la capacità di costruire quella che gli inglesi chiamerebbero la brand identity di un'università, cioè il modo in cui l'università si ripresenta e si riconosce, perché il sistema museale racconta la storia della ricerca che viene fatta da secoli in quelle università. Di fatto il sistema scientifico italiano, che è uno dei più straordinari del mondo e in termini accademici è il più antico del mondo, si racconta attraverso i suoi sistemi museali. Ricordo un incontro alla CRUI con l'attuale sindaco di Napoli, che era in quel momento presidente della CRUI, in cui si stimò il valore economico e turistico dei sistemi museali delle università italiane per una cifra pari a 500 milioni di euro l'anno. È capace di raccontare l'altra faccia della stessa medaglia, cioè quella che il rettore ha citato prima, parlando di Gentile, cioè la cultura umanistica che noi conosciamo in Italia, i musei, le chiese, e la cultura scientifica che invece, il rettore ha citato Leonardo, è una parte identitaria fortissima della storia di questo paese, non soltanto dell'Italia unitaria, ma per noi della Magna Grecia, cioè noi partiamo da migliaia di anni fa. E questa storia identitaria è la storia che raccontano solo in Italia i musei scientifici universitari, che sono stati fondati in larghissima misura, occorre dire, con qualche eccezione anche palermitana, da grandi professori. Il professore Cardini mi guarda, da fondatore di museo. Significa fare questa è una piccola minima parte, l'apertura dei musei alle arti è essenziale. Vedo in fondo alla sala la mia amica dottoressa Barreca, direttrice di museo, che ieri mi ha portato in galera,
siamo stati al Lucciardone a portare un progetto scientifico, il GAP, ai carcerati, insieme ai ricercatori e agli artisti. Ospitare le arti, lì dovrebbe esserci Giovanni Sollima che suona all'Ortobotanico durante il lockdown, è stato uno dei momenti più straordinari che abbia vissuto in questi 6 anni, sentire questo grandissimo artista da solo, in un orto solitario, suonare il suo strumento in una felicità assoluta. E quella è stata una cosa che abbiamo lanciato a chiunque, chiunque l'ha vista. E poi c'è questa che è la differenza. Diceva, ora quasi sono citate persone importantissime, io che sono un ragazzo degli anni 70 cito John Cruyff. Se può fa? All'università sì, noi che facciamo educazione possiamo citare il numero 14 dell'Olanda che diceva giocare a calcio è semplice, è giocare in modo semplice che è molto difficile. Citazione magnifica e che ci sta tutta, perché questa è una cosa che io cerco, se posso, vedo il dottore Speciale, mi guarderà male, spiegare ai botanici che emozione vi dà quell'etichetta blu. Diciamocelo, nessuna. È bellissima, è perfetta, ma l'emozione vera è quella che c'è scritta accanto, è il Madagascar. Se tu sei capace di far capire alla gente che se entri all'orto botanico stai entrando in un mondo intero dove leggi Madagascar, Cile, Nord Africa, Messico, l'isola di Lord Howe, dove c'è il nostro albero campione italiano del 2022. E allora se tu sei capace di fare questo, di andare al di là della nomenclatura, cioè del nostro modo di vedere e di catalogare la scienza in quel caso, e invece fai il racconto, scendi giù e parli in modo chiaro alla gente e la fai divertire, cosa che Manlio fa in modo straordinario quando ospitiamo persone all'orto botanico, e allora tu hai fatto il tuo mestiere. Se no la gente arriva lì e legge quella cosa che, con tutto il rispetto per i radiologi, sembra una radiografia che non affascina nessuno. L'affascina quando diventa radiografia applicata ai quadri, come abbiamo fatto in uno dei musei. E queste sono le due anime. La zagara è l'identità, Metamorphosis, che poi è il luogo, è un nome scelto perché lì Goethe scrisse il libro sulla metamorfosi delle piante, è il festival, che io spero continui negli anni futuri, dell'orto botanico della nostra università, che mette insieme tutti quegli altri argomenti, cioè il cibo, la musica, il cinema, il teatro, la letteratura, la danza. L'università deve sposare questi mondi, perché la cultura non ha limiti, e l'arte è cultura. E poi veniamo alle cose serie. Questa è la cosa più seria di quest'anno. Io ringrazio la mia amica cara, professoressa Giovanna Fiume, che ha il grande privilegio di avere una figlia agronoma, è laureata e anche dottoranda del mio dipartimento, con la quale abbiamo fatto questo volume. Questo è un volume che passerà alla storia. Non lo dico, lo dico in modo tranchant. Questo è un volume che farà parte delle biblioteche di tutto il mondo e che racconterà al mondo qual era lo stato dell'arte nel 2022 di questo straordinario monumento che sono i graffiti dell'Inquisizione. Avere fatto questa fotografia, questo fermo immagine, ti rubo la citazione, è merito di Giovanna e di Rita, ma è anche merito di Sofia Messana, è merito di tutte queste ricercatrici, che sono donne in questo caso, che hanno studiato i graffiti e che oggi ce li regalano in un formato. Il rettore è il primo che ha avuto il volume, e per adesso l'unico, neanche Giovanna Fiume ce l'ha ancora, che dice: noi università li abbiamo studiati e ve li offriamo. Fino ad ora non avevamo una cosa del genere, e averlo è un assoluto orgoglio per me di questa università. Poi c'è questo, che non è meno serio. Questo volume, fortemente voluto anche da me con Daniela Campobello, è un libro meraviglioso che segue Alberi in città, fatto da Manlio Speciale e Rosario Schicchi. E questo, con Daniela, gli suoi allievi, e Bruno Massa, che è stato, diciamo, il grande maestro dell'ornitologia moderna a Palermo, racconta e si ascolta, perché ci sono i QR code e voi potete sentire i canti degli uccelli, ma vi insegna a capire dove trovarli, come riconoscerli, come osservarli, in un format bellissimo, molto moderno, ed è pura
racconto all'esterno, cioè è anche un altro, è questo un modo fondamentale per cui l'università regala il suo sapere a chiunque in questo modo così chiaro. E poi ci sono i cataloghi, questo è il catalogo del Museo dei Motori, curato dall'ingegnere Genchi, che è il punto di partenza. Uno potrebbe dire è la fine dell'inizio ed è l'inizio del futuro. Da qui il Museo dei Motori, dopo aver raccolto la quantità di motori che oggi ha, dovrà incominciare a raccontarli e a raccontare anche gli uomini che li hanno accompagnati, che li hanno costruiti. Questi sono tutti i volumi di quest'anno e finalmente questa che non esisteva, la guida dell'Osteri. L'Osteri è il più grande orgoglio di questa università perché nel 65, quando Gerbasi e Carapezza ebbero un'intuizione che andava contro il mainstream mafioso che distruggeva il centro storico e costruiva il Sacco di Palermo, allora l'università fu l'unico ente capace di guardare avanti e di capire che il centro storico era il futuro. Nel 65. Ahimè, quasi 60 anni fa, ci stai arrivando, anche tu, amico rettore, io li ho superati. E questa è una cosa di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi e dobbiamo gridare alla città e al mondo. Noi nel 64 qualcuno l'ha capito e l'ha fatto. E questo volume, questa guida, queste sono guide che saranno in vendita, vedete, 13 euro, potete comprarle se volete, racconta finalmente questo palazzo nei dettagli, fino al Munipa. Io ringrazio di questo, vedete, Palermo University Press, è quel mostro che è Nini Giuffrida, col quale abbiamo fatto non so quante centinaia di libri in 16 anni. Io non so come faccia a 77 anni ad avere questa energia, però solo quest'anno ne abbiamo fatti 7, quindi in 6 anni ne abbiamo fatti 18 come sistema museale. E ringrazio Emilio Barbera che è qua, perché ha curato i volumi e ha scritto i testi. A un certo punto riuscirò a passare all'altro, lo Steri gli piace partire anche. Doderlein, non vi devo raccontare i musei uno per uno, basta leggere quella lì, è qualcosa che ha scritto Sabrina Lo Brutto, e anche lì finalmente una guida, il Gemellaro, questo meraviglioso museo in un corpo orribile. Dobbiamo liberare il Gemellaro dal suo orrendo palazzo, oggi ci sono le condizioni, abbiamo finalmente acquisito i magazzini via Lincoln, questo gioiello unico in Europa che oggi, e finiamo poi tra poco, racconterà da oggi, onora questa giornata, il Simua col Museo Gemellaro, di pomeriggio inaugureremo una mostra iconografica stupenda e finalmente tutti potrete vedere anche l'Ambra, che è raccontata. Il Museo dei Motori e Meccanismi, avete visto il catalogo, questa è la guida, la differenza tra la ricerca pura, il catalogo, che è il punto fermo, è questo che è il modo di raccontare il catalogo. Ecco quello che succede da oggi fino al 7 gennaio, vi siete tutti invitati a partecipare, il significato dell'immagine, noi abbiamo un'iconografia nei nostri musei straordinaria, i libri dal 700, quelli di fisica, che sono alla specola, quelli del 700 di Doderlein, quelli del Gemellaro, quelli dell'Orto Botanico, sono volumi eccezionali. Li potrete vedere, diversi di loro, in collezione al Gemellaro da oggi pomeriggio, e vedrete anche l'Ambra, che finalmente ha una sua teca, non si può esporre sempre, per vederla. E poi c'è il Leporello. Il Leporello non è solo Mozart, ecco, io li chiamavo da bambino i libri a fisarmonica, poi ho scoperto che si chiamano Leporelli, sono quei libri che quando eravamo ragazzini, almeno la mia generazione, si aprivano e si vedevano tutte le figure, sono stupendi. Finalmente abbiamo questo Botanical Portfolio, è un modo che uno visita l'orto e se lo porta a casa con 7 euro, ed è un modo semplice, non il racconto pesante nostro, ma un modo semplice. E questo è un altro modo di fare divulgazione, l'ho messa perché mi piace ringraziare il partenariato privato, come University Press, Coop Culture, senza il partenariato privato tutto questo non sarebbe possibile, perché il partenariato privato, cari colleghi, significa decine e decine di nostri laureati che lavorano in quel mondo. Significa persone assunte da cooperative serie che non fanno volontariato ma pagano, significa avere la possibilità di garantire un lavoro ai laureati in ambito culturale. E chiudiamo con questo, che è il regalo, volevamo che fosse un regalo di Natale, però ci sono
ci sono, insomma, delle, non delle lentezze, ma delle necessità della burocrazia, e la Fondazione Federico, noi abbiamo approvato la convenzione, l'INAF ha approvato la convenzione, l'ha approvata anche la Federico II, la deve approvare l'Assemblea, lo fa nei primi di gennaio, e questa università con l'INAF e la Federico II a gennaio regalerà al pubblico tutti fine settimana, finalmente, in modo stabile. Questa è una cosa che ha fortemente voluto il Rettore, con me, regalerà alla città e voglio dire al mondo la possibilità di visitare la specola. La specola che cos'è? È il primo stabilimento scientifico di questo Ateneo. Nel regolamento di questo Ateneo, il primo regolamento del 1806, all'articolo 4 ci sono gli stabilimenti scientifici. Il numero 1 è la specola, il numero 2 è l'orto botanico, poi, professore Pace, c'è il gabinetto di chimica, la medicina ancora non c'era. E poi c'è quello di fisica. È un campo agrario di cui nessuno ha mai avuto notizia, per la verità. La specola significa il professore Piazzi, primo docente dell'Università di Palermo, grandissimo, straordinario, bravo professor Seminotto, scopritore di un pianeta, di Cerere. Finalmente tutti potranno andare nei fine settimana a visitare la specola, e questo è per me, per noi come università, un motivo straordinario di orgoglio e un meraviglioso regalo di Natale a tutti. Grazie a tutti e buona giornata. Interviene il referente Unipa per il progetto SHAR per la notte dei ricercatori, Michelangelo Gruttadauria. Magnifico, magnifico rettore, autorità, gentilissime colleghe, studentesse, gentilissimi colleghi e studenti, grazie per aver organizzato questa giornata, grazie per aver pensato al mio intervento e soprattutto grazie a tutti i colleghi, a tutte le colleghe, a tutti gli studenti e a tutto il pubblico che dal 2016, come hai ricordato nel il tuo intervento di apertura, partecipano sempre più numerosi a questa attività di public engagement, come si dice in inglese, ma mi fa piacere che oggi l'abbiamo parlato di divulgazione, che sapete bene essere parte della cosiddetta terza missione, che però mi piace vedere come prima missione, perché da una sana, corretta, appassionata divulgazione ne scaturisce una didattica migliore, ne scaturiscono studentesse e studenti più consapevoli, più motivati, e quindi un'interazione migliore col corpo docente, quindi una didattica migliore, quindi una ricerca migliore. Il circolo è sempre lo stesso, però cominciamo a pensare ad un punto di partenza diverso: divulgazione, didattica, ricerca. In questo contesto si inserisce questa manifestazione che appunto dal 2016 ogni ultimo venerdì di settembre si svolge in tutta Europa. L'unica eccezione è stata nel 2020 via della pandemia, in quel caso fu fatta esclusivamente online. E devo dire che è stata una grandissima partecipazione sia di colleghe e colleghi che di pubblico. Dove si punta? Ok. E allora, dicevo, ringrazio nuovamente il Rettore, questa nella sua prima edizione, in qualità di Rettore appunto, ha sposato subito entusiasticamente questa manifestazione ed è stato appunto nostro gradito ospite, ma soprattutto il nostro padrone di casa, partecipe delle varie attività che si sono svolte.
Allora, la Notte Europea dei Ricercatori in realtà è un progetto europeo, è un'azione Marie Curie. Nel 2022 sono stati finanziati 49 progetti, 27 nazioni, si svolge contemporaneamente in 27 nazioni, si va dall'Islanda alla Turchia e in più di 200 città, tutto contemporaneamente. Qua mi piace ricordare che a Palermo quest'anno noi abbiamo avuto la partecipazione, non riesco ad andare avanti, ok, la partecipazione di Marc Tachelet, che è il direttore della European Research Executive Agency, che aveva la possibilità di scegliere fra più di 200 città, ha deciso di partecipare a Palermo e quindi è stato gratitissimo ospite del rettore con il professor Pace all'Osteri e poi ha preso parte alle varie attività in maniera molto partecipata, divertendosi pure, per inciso si è portato via una bottiglia di birra. I colleghi del SAF nel loro gazebo hanno fatto assaggiare la birra che producono loro. Lui ha detto, cioè, io vengo dal Belgio, sono particolarmente esigente. Dopo averla assaggiata ha detto, me ne regalate una, e se l'è portata. Anche assaggiato del gelato alla birra, che abbiamo gradito tutti. E colgo l'occasione per ripetere quello che lui ha detto poi a fine serata. Era veramente entusiasta, contento e mi ha detto fai complimenti ai colleghi dell'Ateneo, quindi quale migliore occasione per dirlo a tutti. La Notte dei Ricercatori è uno dei tanti in realtà momenti di divulgazione, ma è un momento di integrazione, un momento di estremamente partecipativo in cui bambini, ragazzi, adulti, gente di qualunque età partecipa. Ho avuto veramente difficoltà a scegliere delle foto e ringrazio veramente i colleghi dell'ufficio comunicazione che sono stati veramente bravissimi a realizzare un servizio fotografico molto molto dettagliato della manifestazione. E ma da quest'anno la Notte Europea dei Ricercatori non è qualcosa che finisce nell'arco di poche ore, ma abbiamo organizzato tutta una serie di altre attività in maniera tale che appunto l'attività divulgativa non si esaurisca nell'arco di una notte, ma continui con tante altre attività contorno nel 2022, nel 2023 fino alla prossima edizione. Una di queste che sta avendo molto successo è la Sumo Science. Cos'è la Sumo Science? È un incontro, una sfida fra due ricercatori in presenza di un moderatore. Ci sono 5 round di domande con tempi stabiliti e a giudicare sono gli studenti. È un modo diverso di fare divulgazione, non è il solito seminario, la solita conferenza che per l'amor del cielo va sempre bene, continuiamo anzi a farle, andiamo nelle scuole, gli studenti vengono da noi, ma iniziamo a farlo anche con formati differenti. Questo è un formato che sta avendo tanto successo, i ragazzi si divertono tanto, anche perché in realtà hanno due conferenze al prezzo di una, perché i due colleghi si sfidano seriamente e rendono molto partecipi i ragazzi. Abbiamo un campionato nazionale in cui ben 64 ricercatrici e ricercatori in 12 città diverse si sfidano ad eliminazione diretta. I protagonisti sono appunto ricercatrici e ricercatori e qua voglio ringraziare gli 8 colleghi di Palermo che hanno accettato. E andiamo dalla geochimica, alla bioinformatica, alla neurologia, alla genetica, all'astrofisica, alla letteratura cinese.
giusto per far vedere che non è che stiamo parlando di divulgazione ad ampio spettro, chimica e scienze alimentari. Per inciso, il prossimo incontro è un derby siciliano, abbiamo chimica contro fisica solare e Palermo contro Catania, quindi... Allora, è un'altra attività decisamente nuova, qui ringrazio i colleghi Antonio Palumbo Piccionello e Antonella Maggio che l'hanno immaginata, pensata, realizzata, e è stato anche il primo tentativo di Guinness World Record, ovvero il maggior numero di persone che contemporaneamente svolgono un esperimento di chimica, che è il dentifricio dell'elefante. Record detenuto da una scuola inglese con 521 persone. Il tentativo di Palermo ha registrato 576 esperimenti realizzati contemporaneamente e il tentativo è stato validato e quindi giusto pochi giorni fa è arrivato il certificato ufficiale del Guinness World Record che certifica questo record. Credo che Unipa sia la prima università italiana ad avere un Guinness di questo genere ed è stato consegnato il certificato ufficiale al nostro magnifico rettore al quale è stata fatta indossare la maglietta della manifestazione. Qua faccio vedere giusto un filmato realizzato dai colleghi dell'ufficio comunicazione. Questa è stata un'attività che ha visto partecipi tantissimi studenti, ma anche studenti che sono venuti appositamente dalle province di Caltanissetta, da Agrigento, da fuori Palermo, e appunto diciamolo che con la scusa della divulgazione si fa comunità, ed è l'aspetto importante, e diventa un'unica famiglia, e poi appunto... I ragazzi sono stati invitati a lasciare la firma sul mega banner della manifestazione. Ma altre attività, per esempio Scienza da Leggere, anche questa organizzata da Antonella Maggio e Antonio Palumbo Piccionello, in cui è una gara in cui due classi delle scuole superiori saranno invitate a leggere un libro di narrativa o di divulgazione scientifica e si sfideranno in giochi a tema scientifico e divulgazione, è una maniera differente di fare divulgazione, ma è molto più partecipata in realtà. E ancora mettere in scena un'opera teatrale. Qua in collaborazione anche con la professoressa Anna Sica e Antonella Maggio, Scienza in Scena, studenti del corso di studio di disciplina arti, musica e spettacolo con studenti di chimica stanno preparando un'opera teatrale, Oxygen, di Carl Di Rassi e Roald Hoffman, e verrà messa in scena nei locali
dell'Ateneo, ed è un modo diverso, coinvolgente, di fare divulgazione, mescolando arte, letteratura, storia e scienza. E infine, per completare, e questo ringrazio il prorettore alla ricerca, il rettore, per aver accolto la proposta, per la prima volta Palermo partecipa a FameLab. Cos'è FameLab? FameLab è il primo talent della scienza, è una competizione internazionale di comunicazione scientifica. I partecipanti hanno soltanto 3 minuti di tempo, nessun supporto tecnologico, possono tenere in mano 1 o 2 oggetti, e in questi 3 minuti devono comunicare in modo corretto, appassionato, partecipato, un argomento scientifico. Palermo fa parte di questa rete di città in Italia. I vincitori delle varie sedi poi si sfideranno nella finale nazionale, e poi i vincitori nazionali andranno ai mondiali. Poi a gennaio daremo le comunicazioni ufficiali per dare l'avvio all'edizione 2023, la prima per l'Università di Palermo. E allora, per concludere, giusto un filmatino velocissimo sulla Guinness. No, non dovevo ripartire. Per concludere, colgo l'occasione, visto che siamo tutti qua, non basta filmati, diciamo che io ed il gufetto di Sharper vi auguriamo buon Natale. Prendi ora la parola, in collegamento da remoto, la professoressa Ilaria Capua, direttore del One Health Center of Excellence dell'Università della Florida. Buongiorno, buongiorno a tutti. Innanzitutto mi piacerebbe avere un cenno che mi sentite. Sì, sì, la sentiamo. Benissimo, benissimo. Ed è un vero piacere essere qui stamattina. Ho ascoltato tante bellissime iniziative che l'Università di Palermo sta portando avanti, e sono molto in linea con quello che vi dirò. Ringrazio il rettore, ringrazio il professore Cardinale, e ringrazio anche altri professori, tra cui il professore inglese, di cui forse parlerò alla fine della mia presentazione, perché io e lui abbiamo un progetto insieme, anche se non è stato menzionato da lui, ma lo menzionerò io. Io vorrei iniziare con delle diapositive, e volevo chiedervi se le vedete, se vedete la mia diapositiva. Sì, sì, vediamo. Benissimo, allora adesso la mettiamo in funzione. Ecco, la vedete? Sì, la vedete. Ecco, qualcuno di voi forse riconoscerà questa diapositiva, questa foto. Siamo a Natale, e quindi è un momento in cui ci si riunisce, in cui
ci si vuole bene, in cui si fanno anche propositi per l'anno che verrà. Io parto da questo presepe, questa foto che è stata scattata nella cattedrale di Palermo, e parto da un individuo che diciamo normalmente non viene molto diciamo tenuto in considerazione quando si parla, quando si guardano i presepi, e infatti io vi voglio parlare del bue. Perché vi voglio parlare del bue? Perché questa scena, diciamo, ripetuta per quasi oltre 2000 anni, è una scena molto significativa, perché vede ovviamente la vicinanza di persone con animali, prodotti di origine animale, e con la natura, no? Allora, dovete sapere che, anzi sono sicura che molti di voi già lo sanno, ma circa 2500 anni fa, quindi più o meno diciamo all'epoca del presepe, della capanna di Betlemme, un virus è passato dalle mucche alle persone. Ed è chiaro che in queste condizioni è abbastanza semplice, no? Che un virus faccia il salto di specie. Questo virus, che nelle mucche si chiama virus della peste bovina, è un virus devastante per gli animali, in particolare per i bovidi, diciamo, quindi non solo i bovini domestici, ma per molti altri bovini selvatici o addomesticati, che comunque sono una fonte di sostentamento, no? per tante parti del mondo. Bene, questo virus, quando ha fatto il salto di specie, ha iniziato a infettare le persone ed ha preso il nome di morbillo. Quindi il virus del morbillo che noi conosciamo è in giro da circa 2500 anni, arriva dal serbatoio animale, e ancora siamo qui con le campagne di vaccinazione del morbillo, contro il morbillo, che diciamo in alcune situazioni vengono rifiutate. Questo per farvi capire che noi operiamo in dei macrocicli, no? Cioè affrontare delle minacce come la minaccia pandemica che abbiamo vissuto negli ultimi due anni, e immaginare che una cosa del genere vada via nel giro di 3, 4, 5 anni è assolutamente illusorio. Quindi che cosa possiamo dire? Che noi le sappiamo certe cose, no? Noi sappiamo da molti anni che virus che arrivano dal serbatoio animale possono scatenare delle pandemie. E abbiamo poi, perché il morbillo ovviamente è una pandemia che ci ha messo migliaia di anni, perché non si viaggiava in aereo all'epoca, ma è un virus che ha fatto il giro del mondo e continua a fare il giro del mondo. Noi contro, diciamo, queste emergenze abbiamo delle soluzioni, che conosciamo, ma sappiamo che spesso queste soluzioni non vengono proprio prese in considerazione in maniera seria, ma vengono anche ridicolizzate. Questa vignetta è una vignetta che risale più o meno al 1850, nel quale si prende in giro il vaccino per il vaiolo. Infatti vedete che i personaggi in questa vignetta sono tutti pieni di buboni, hanno le mucche che gli escono dal naso, dal braccio. La signora qui, vedete, è molto scettica su quello che stanno facendo, e quindi non è da adesso che le cose sono complicate da spiegare alle persone. Poi in quei tempi lì ovviamente non avevamo gli strumenti e non avevamo neanche, voglio dire, gli strumenti scientifici, no? Per capirne i benefici, ma poi determinate pratiche parlano da sole, cioè il vaiolo è stato eradicato grazie anche alla vaccinazione. Apro e chiudo parentesi, le uniche due malattie infettive che sono state eradicate
da Homo sapiens sono il vaiolo e la peste bovina, quella di prima del morbillo. Ecco, quindi dobbiamo capire che la scienza ha le sue soluzioni, ma le sue soluzioni non bastano spesso. Perché? Perché vi sono delle forze contrarie affinché la scienza si affermi. E con questo voglio dirvi che da persona che ha studiato le pandemie per molti anni, cioè io per tutta la vita ho, fin quando ero in laboratorio, ho studiato i virus pandemici, quindi anzi io studiavo soprattutto i virus pre-pandemici, cioè quelli che stanno nella mucca piuttosto che nel pipistrello, piuttosto che nell'uccellaccio. Ecco, avendo lavorato molto su la certezza che una pandemia sarebbe arrivata, perché si sa che le pandemie virus stesso. E perché dico questo? Perché voi vi ricorderete la storia di Menenio Agrippa: la testa fa la testa, ma la testa deve portarsi dietro la gente. Se i due leader di democrazie occidentali, come il presidente Trump e il primo ministro Johnson, all'inizio dell'emergenza sanitaria hanno minimizzato i rischi per la popolazione, è chiaro che noi abbiamo perso metà delle forze che avevamo per combattere questa emergenza. Quindi noi oggi ci troviamo in una situazione ben diversa, molto diversa dal passato. Io direi, da, diciamo, esiste secondo me ovviamente un prima della pandemia e un dopo pandemia, ma questo, diciamo, negazionismo montante in realtà era già iniziato forse un po' prima della pandemia. Si parla di negazionismo oggi, io sinceramente di negazionismo avevo sentito parlare solo del negazionismo dell'Olocausto, quello era il negazionismo. Oggi ci troviamo di fronte a delle ondate di negazionismo che rischiano di fare crollare dei sistemi interi, così come è avvenuto con la pandemia e così come potrebbe avvenire per le altre minacce e gli altri pericoli per la nostra salute che ci attendono. Vorrei dirvi che esiste anche una scienza dietro al negazionismo ed è per questo che noi abbiamo un problema così grande. Noi abbiamo, questo è un fenomeno che è stato studiato e lo stiamo studiando, perché poi ovviamente a tutto questo si è aggiunta l'amplificazione causata dai social media. Comunque il negazionismo come si alimenta? Si alimenta con esperti che non sono esperti, con fallacie logiche, con aspettative impossibili,
con il fatto che si scelgano determinati esempi. Guarda che mio cugino, il famoso mio cugino è stato male, oppure mio cugino si è sempre vaccinato e poi l'ha preso. Quindi si vanno a scegliere, no, determinate situazioni, e poi ovviamente con le teorie del complotto con le quali dovremmo avere e avremo, ahimè, sempre più a che fare. Quindi non ci troviamo. La divulgazione scientifica, che a mio avviso è un concetto, un termine importantissimo, ma è un termine che va arricchito con delle nuove modalità di combattere il negazionismo scientifico, perché esiste anche, oltre al negazionismo, diciamo, sul Covid, sulla pandemia, esiste anche il negazionismo, come sapete, climatico. Vorrei chiedere conferma, ecco, se mi avete sentito, se mi sentite, perché si è bloccata l'immagine. Sì, sì, la sentiamo. Mi sentite? Sì, la sentiamo. No, siamo noi. Sì, la sentiamo. Benissimo. Ecco, mi piace mostrare questa immagine perché è un'immagine presa da Nature che sostanzialmente mostra l'orientamento alla vaccinazione prima di avere i vaccini disponibili. Quindi se un vaccino per il Covid fosse disponibile, io mi vaccinerei, questa è la domanda. E voi vedete che in moltissimi paesi, l'Italia se vi interessa è qui, ma questo non è un problema italiano, vi è uno scetticismo all'utilizzo dei vaccini, e vi sono delle aree grigie, no? Qui abbiamo, io sono d'accordo, il verde, userei il vaccino, qui insomma così così, quindi sono d'accordo, qui sono soprattutto in disaccordo, e il rosso scuro sono in forte disaccordo. Questo è quello che ci aspetta lì fuori. Questo è la verità dei fatti a cui forse noi non avevamo pensato abbastanza. Vi mostro anche questa perché è molto interessante, perché in realtà il negazionismo ha provocato poi degli effetti sulla popolazione negazionista. Qui vedete, per quanto riguarda le vaccinazioni, quanto si sono vaccinate, ecco, le persone che si dichiaravano in favore della politica di Trump. Quindi vedete questa croce rossa qui nel riquadro di sinistra, si sono vaccinate molte meno persone rispetto alle persone con orientamento democratico, e questo ovviamente si riflette sul numero di morti, perché è chiaro che le persone che hanno determinate caratteristiche e non si vaccinano, ahimè, hanno rischio di morire più elevato. Quindi voi capite che la divulgazione, la narrazione, la spiegazione di alcuni fenomeni diventa in alcuni casi questione di vita o di morte, e diventa in alcuni casi motivo di polarizzazione estrema anche del dibattito politico. Ecco, il secondo punto, oltre al negazionismo, che noi dobbiamo affrontare, è l'impreparazione, perché io vi giuro che non solo io, ma tante persone come me che hanno lavorato in questo campo e hanno lavorato nel campo dei virus pandemici e prepandemici, lo sapevano che sarebbe arrivata. È vero anche, e qui cito un Nelson Mandela in una frase, che dice: non si può essere preparati per qualcosa che tu segretamente credi che non avverrà.
E qui io mi interrogo anche su molti medici che sono presenti in questa aula, in questi studenti di medicina. Quanti di voi si sarebbero aspettati una pandemia? E quanti di voi all'inizio sono stati presi in contropiede? Bene, noi dobbiamo capire e dobbiamo divulgare e dobbiamo comunicare. Abbiamo un ruolo importantissimo diciamo, per quanto riguarda la società, che le catastrofi avvengono e la maggior parte delle risposte e delle soluzioni che possono arrivare per, diciamo, attutire l'urto, per combattere, per sopravvivere alle catastrofi, arriva dalla preparazione, ma basata sulla scienza, non basata sulle opinioni campate per aria. E quindi ritorno al discorso del negazionismo. Questa è una vignetta che è ancora precedente a quella che vi ho mostrato prima. Noi non possiamo arrivare di fronte alle catastrofi che rischiano di travolgere la nostra esistenza e la nostra generazione in questo modo. Noi dobbiamo arrivarci convincendo le persone che la scienza ha le soluzioni che servono. Ho scelto anche questa immagine per mostrarvi alcune delle catastrofi che stanno arrivando, no? Ma la cosa importante di questa immagine, al di là del collasso della biodiversità, cambiamento climatico, recessione e Covid, è che lui sta scappando. E lui non può scappare. Lui deve trovare il modo, sia per lui, ma sia anche per i suoi figli e per i figli dei suoi figli, di trovare delle soluzioni che siano sostenibili, che siano soluzioni che non prevedono la distruzione e l'invasione del nostro fantastico giardino dell'Eden, ma che prevedano delle soluzioni che siano in equilibrio e che vadano verso l'equilibrio naturale delle cose. Mi sono imbattuta in questo lavoro, questa pubblicazione che è uscita su Nature, e vi confesso che, nonostante io sia laureata in medicina veterinaria, mi sono dovuta andare a guardare che cosa erano gli ectotermi. Gli ectotermi sono, diciamo, animali che non sono in grado di regolare la loro temperatura, ma diciamo che parliamo di lucertole, anfibi, scusate, rettili, anfibi, animali, diciamo, che sono evolutivamente inferiori a noi. Bene, in questo studio hanno fatto un modello che sostiene che se noi ci arriviamo a un grado e mezzo di aumento della temperatura, il tasso di morte di alcuni ectotermi che sono stati studiati per collasso cardiaco aumenta del 774%. Cioè, noi stiamo andando incontro a una depauperazione, erosione e devastazione del sistema nel quale noi viviamo, perché vi ricordo che noi esseri umani, Homo sapiens, siamo interamente dipendenti per l'acqua, per l'aria, per il cibo, per il caldo, da quello che ci circonda. Quindi la nostra meravigliosa astronave ci sta dando delle indicazioni, vi dirò di più, ci sta urlando in faccia che certe cose non vanno bene. E quindi quello che secondo me noi come comunità scientifica dobbiamo fare è quella di comprendere che noi siamo parte di un sistema e non siamo gli invasori che possono arrivare, distruggere tutto, chiudere la porta e fregarsene. Noi dobbiamo capire quali sono i nuovi modi per ritrovare un equilibrio che sia in equilibrio, perché il momento in cui l'equilibrio si trasforma in qualcosa che non è in equilibrio,
ecco qui che arrivano i guai. E con questo mi riallaccio al professor inglese. Il professor inglese, eccolo qui, lo vedete, è stato diciamo parte di un progetto che si chiama WeTree e che è un progetto di citizen science. E ho sentito molto parlare di citizen science in questa mattinata e io credo veramente che citizen science, quindi andare fuori, andare dalle persone, andare nelle carceri, andare nelle scuole, andare in piazza a parlare dell'importanza della scienza e dell'importanza che ognuno delle persone, diciamo ogni cittadino, diciamo dell'importanza delle azioni che i cittadini possono fare per portare e riallineare il sistema in equilibrio. WeTree è una iniziativa che nasce da questo progetto Salute Circolare che la mia università sta portando avanti, nasce grazie a tre donne, Maria Ludovica Gullino in arancione, Ilaria Borletti Buitoni, la conoscete tutti, e poi a me, diciamo come così coordinatrice e voglio dire promotrice di questa attività, che vuole portare nelle città dei boschi urbani, delle piante, vuole riqualificare degli ambienti ed è stato fatto un lavoro con l'Orto Botanico di Palermo dove sono state premiate delle studentesse e dove praticamente si intende allargare l'area dell'Orto Botanico grazie a delle risorse che si sono rese disponibili. Ecco, io vorrei vedere che da questa giornata così importante nascesse una carta di Palermo, una dichiarazione dell'Università di Palermo che si impegna a portare avanti questo tipo di attività anche di divulgazione, di racconto e di importanza della scienza nella società. Il progetto WeTree si articola intorno a tre, diciamo, pilastri che sono verde urbano soprattutto, donne, perché i nostri progetti sono tutti dedicati a donne, donne che spesso, come le molte donne presenti oggi, e aggiungo non sul palco, sono spesso il motore di moltissime iniziative, e portare il valore della biodiversità. Palermo è il giardino del Mediterraneo, Palermo ha una posizione strategica, oltre ad avere una biodiversità e delle risorse naturali, appunto anche per dove si trova e dove si trova la Sicilia. Ecco, mi piacerebbe molto che tutte le parole che sono state dette oggi potessero trovare una realtà applicativa che coinvolga le persone, i cittadini, in progetti di questo tipo. A proposito del professore inglese, vorrei dire, lui ha menzionato, io non mi ricordavo che, o forse non sapevo che dietro a questo riconoscimento dell'Accademia dei Georgofili che è partito da Palermo, ma il professore inglese non sa che mio nonno era un dottore in agraria, anzi era professore di economia e politica agraria, e si chiamava professor Mario Bandini, ed è stata una figura che mi ha molto ispirato, anche se lui è mancato quando io ero ancora bambina, ma le cose che lui ha fatto, lui lavorava a livello internazionale, lavorava con la FAO, lavorava a Bruxelles, lavorava quando a Bruxelles si andava in treno, no? Ecco, quel riconoscimento che tra l'altro è una bellissima pergamena, credo la più bella che io abbia a casa, è un riconoscimento importante per me, anche perché per la storia di mio nonno, che tra l'altro si era laureato a Firenze, poi ha lavorato a Perugia, ha lavorato a Roma e quindi così. Quindi con questo io
vi accompagno verso diciamo la mia ultima diapositiva, che è questa, è che noi avremo anche un percorso, no, da fare, avremo anche una roadmap già pronta per avanzare la salute del sistema, partendo dal bue e dall'asinello, perché anche l'asinello lì non c'era, ma insomma, cioè non si vedeva, ma insomma anche diciamo gli uomini, gli esseri umani in realtà sono animali e quindi entrando in contatto con gli animali non dovrebbe sorprendere nessuno che si ammalano. Gli uomini sono interamente dipendenti, abbiamo detto, dagli animali, dai prodotti di origine animale, dalle piante. Le piante non sono solo belle e producono ossigeno, ma le piante producono l'80% del cibo che si consuma sulla terra e quindi ci tengono in vita. Ecco, mi piacerebbe moltissimo che questo approccio circolare alla salute arrivasse non solo agli accademici, ma arrivasse anche alle persone che, ahimè, sono state confuse dal negazionismo, dall'impreparazione, ma che hanno dalla loro parte la forza dei cittadini che magari vogliono cambiare le cose. Perché? Perché, come sapete, questo mondo è un mondo che noi abbiamo preso in prestito dai nostri figli e dai nostri nipoti. I dati terrificanti che arrivano sugli impatti del cambiamento climatico ci dicono che i nostri nipoti, cioè i nipoti della mia generazione, non avranno, cioè i figli dei miei figli, non avranno la stessa aspettativa di vita che abbiamo avuto noi. E questo, se vi posso dire, non è proprio giusto. E siamo proprio noi quelli che sono stati parte del problema, quelli che non si sono accorti o hanno nicchiato di fronte a determinate situazioni, che dobbiamo mostrare la strada e preparare il terreno ai nostri ragazzi e ai nostri cittadini. Ma per fare questo bisogna spiegare la scienza. Io vi saluto e sono, diciamo, non solo ne parlo io di queste cose, ma ne scrivo per i bambini, ne scrivo per i ragazzi, ne scrivo per gli adulti. Ecco, è importante impegnarsi e scrivere e parlare di più di scienza, perché i problemi più grandi che avremo, con cui avremo a che fare, hanno delle soluzioni e queste soluzioni molto spesso risiedono nell'approccio scientifico e nella scienza. Grazie. Interviene per le conclusioni il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri. Grazie alla professoressa Capua per un contributo importante, nonché foriero anche di aspettative non proprio belle, non proprio rose. Dobbiamo veramente fare monito di quello che ci ha detto, perché il tema della biodiversità è un tema centrale, un tema che coinvolge tutti, coinvolge in maniera interdisciplinare moltissimi scienziati, e questo Ateneo sulla biodiversità ci investe e ci crede. Biodiversità e sostenibilità sono due parole chiave su cui dobbiamo fare veramente una riflessione. Parlavo poc'anzi al professore Cardinale ritenendo che la provocazione della professoressa Capua debba essere assolutamente accolta, e Palermo si deve fare promotrice di una azione politica di divulgazione che deve piano piano coinvolgere tutte le università. Quindi farò poi richiesta al Presidente della CRUI di fare della giornata della scienza del 22 dicembre una giornata a carattere nazionale, e speriamo che Palermo possa essere una volta tanto la capofila e la promotrice di un'iniziativa di questo tipo. Io vorrei veramente ringraziare tutti, perché credo che oggi abbiamo fatto un esperimento. Mi pare che l'esperimento ha funzionato non solo perché abbiamo parlato di scienza, abbiamo parlato di come la scienza va divulgata e raccontata, ma perché abbiamo fatto anche a casa nostra una giornata di identità. Cioè alla fine questa giornata vuole essere un momento identitario, un momento di
riflessione, di raccoglimento, ma anche di testimonianza di quello che i nostri ricercatori fanno ogni giorno. Lo dobbiamo raccontare, lo dobbiamo far sapere al di fuori delle nostre aule, al di fuori dei nostri viali, al di fuori della nostra università, perché questa città ha certamente bisogno. L'università deve diventare il faro, il punto di guida, il punto di riferimento di un'intera comunità. Quindi un grazie veramente affettuoso a tutti voi di essere stati qua con noi questa mattina. Un grazie al professore Cardinale che, come sempre, è veramente, oltre ad essere un maestro, è un amico affettuoso che tiene e ha sempre avuto il concetto di visione, cioè di guardare al di là di quello che è apparente e di quello che si vede. Quindi lo ringrazio davvero affettuosamente. Un grazie a tutti i colleghi che oggi ci hanno accompagnato in questa panoramica, al professore Pace, al professore Inglese, al direttore del Dipartimento di Ingegneria, a Michelangelo Bruttadauria, a tutti, veramente a tutti. E a tutti voi un grazie affettuoso e ovviamente concludiamo con gli auguri di un Natale e di un inizio d'anno, speriamo foriero di importanti iniziative. L'Università di Palermo c'è, è un'università vivace, lo diceva la stessa capa, siamo al centro del Mediterraneo. Dobbiamo renderci conto di avere una mission all'interno di una comunità che è sempre più ampia. Quindi veramente grazie, buona giornata a tutti e veramente buon Natale.